Sentia. Buonasera e benvenuti al decimo appuntamento del campionato di Formula 1 1990 targato Racing on the Web. Siamo nel circuito di Suzuka, Gran Premio del Giappone, penultimo appuntamento del campionato. Mancano 2 minuti e 20 secondi alla fine delle qualifiche con Manlio Liguori che attualmente è in pole position provvisoria. Do il benvenuto in cabina a Lorenzo. Buonasera a tutti e ben ritrovati. E in regia a Giuseppe. Buonasera a tutti ragazzi. Quindi Lorenzo, siamo a 2 minuti dalla fine delle qualifiche con Liguori che ha fatto il vuoto in 1:37.250 con ben 8 decimi di vantaggio su Legnaro. Poi in realtà da Legnaro a Giuttari, chi è sesto, sono lì tutti in mezzo secondo, quindi ancora tutto da decidere. Eh sì, c'è Manlio Liguori che questa sera sembra aver trovato almeno in qualifica quel qualcosa in più rispetto all'altro, quel qualcosa in più che è tanto, visto che ha fatto segnare un tempo velocissimo di 1:37.250, 7 decimi, quasi 8 al secondo, che è 8 Legnaro, quindi sembra essere in grande forma questa sera. Eh sì, in grande forma, perché ora Antonacci addirittura sale in seconda posizione in 1:37.9 con Mechetti in terza, sempre 1:37.9, quindi stanno cominciando a avvicinarsi, diciamo, alla prestazione di Liguori, anche se sono a 7 decimi. Vedo dal monitor che abbiamo Legnaro, Poli, Vigne e Giuttari che si stanno per lanciare, quindi direi di andare su 8, che in questo momento è il quarto in classifica. Anzi no, il primo a lanciarsi dovrebbe essere Giuttari, se non sbaglio. Quindi andiamo sul leader del mondiale, Marco Giuttari, che si sta per lanciare. Circuito Lorenzo bellissimo, di una difficoltà estrema, che dire. Ecco, Suzuka lo conosciamo, è un'icona del motorsport, e affrontarsi, si sa che le caratteristiche di questo circuito sono la famosissima 130R, che è la curva più pericolosa e una delle più veloci in assoluto che si affrontano nella Formula 1 e non solo. Quindi sicuramente una pista che regalerà dello spettacolo. Eh sì, abbiamo visto proprio ora Marco Giuttari sorpassare le S-curve, che è veramente forse la parte più bella del circuito. Sta dirigendo ora in curva 8 e 9, curva molto difficile per il bilanciamento della vettura. Si va su ora verso la curva 11, che è tornantino, per poi lanciarsi Lorenzo nell'ultima parte, dove abbiamo la spun curve, la famosa, come hai detto te, 130R, curva di una difficoltà estrema, specialmente con queste macchine, per poi arrivare all'ultima chicane teatro nel 1989 del famoso duello Prost-Senna. Sì, in attesa che tutti terminano il proprio giro, vorrei ricordare che questa sera abbiamo ritrovato Daniele Poli, che insieme a Santa Croce per 2 gare problemi tecnici non si sono presentati e hanno perso la leadership del campionato, che era in lotta tra loro. E questa sera vediamo che Daniele Poli è riuscito a tornare, mentre invece Santa Croce rimane con i suoi problemi di linea, se non ricordo male. Quindi sarà un Poli che cercherà di riprendersi la leadership. Eh sì, Poli che tra l'altro è l'ultimo giro utile, è riuscito a balzare in seconda posizione. Rimane Legnaro che sta finendo il giro, è all'ultima chicane in questo momento, andiamo a vedere se riuscirà a migliorare il suo tempo. Per ora attualmente in quinta posizione, arriva sul traguardo 8 Legnaro e migliora, arriva in terza posizione per soli 3 millesimi davanti a Saverio Antonacci, con Poli che proprio nell'ultimo giro con 1:37.238, 12 millesimi, incredibile, 12 millesimi. Daniele Poli è riuscito a strappare la pole position che sembrava veramente nelle mani di Manlio Liguori, ma grande prestazione del pilota della Ferrari, Lorenzo, veramente pazzesco. Sì, ha fatto segnare prima un giro dove ha accorciato tantissimo la differenza dal best di Liguori, e poi il giro successivo ha levato quasi 3 decimi ancora, quindi grande prestazione di Daniele Poli che si va a piazzare davanti. Quindi la prima fila sarà Daniele Poli con accanto Manlio Liguori, 2 separati da 12 millesimi, poi seconda fila per Saverio Antonacci in 1:37,
Però non vedo più. Ah, ecco, 8 ora me lo rimette in terza posizione la colonna dei tempi, quindi Legnaro 1:37.918 con Antonacci al suo fianco per soli 3 millesimi dietro. Mechetti a 26 millesimi da Antonacci apre la terza fila con Vigni al suo fianco, poi il leader del campionato Giuttari è in quarta fila insieme a Giusto Giovannelli, poi l'altra Ferrari di Giuseppe Basilico con Stefano Neri, Milano. Undicesimo, Garosi dodicesimo, chiude Botteghi in tredicesima posizione. Quindi Lorenzi, il leader del campionato, un po' in difficoltà qui, anche se bastava veramente poco, cioè sei decimi meglio e faceva terzo, insomma, quindi no. Eh sì, però come abbiamo visto sono comunque tutti molto vicini, quindi a parte loro due comunque che hanno fatto la differenza, poi ci sono già Legnaro, Antonacci e Mechetti che sono nel meno di un decimo, quindi qualifica al di là dei primi due veramente combattuta. Eh sì, quindi andiamo appunto a vedere le classifiche a questo punto di quando mancano due gare alla fine, classifica che è sicuramente combattuta con Marco Giuttari che in questo momento è leader del campionato con 15 punti su Daniele Poli e 19 punti su Pasquale Milano che è in terza posizione. Purtroppo poi il quarto e il quinto, cioè Borrecca e Santa Croce, non sono presenti alla gara, così come il sesto Ferracuti. Poi troviamo Mechetti, Legnaro, Basilico e Garosi che chiude la top 10. Quindi Lorenzo, grande opportunità per Poli e Giuttari e anche Milano per staccarsi da Borrecca e Santa Croce in vista dell'ultima gara e quindi diciamo chiudere un po' il podio rispetto agli altri due. Sì, l'occasione che hanno è quella proprio di andarsi a giocare praticamente in base a come arriveranno qui la vittoria nell'ultima gara, perché c'è una differenza che Giuttari è sicuramente avvantaggiato e non poco, però parte abbastanza arretrato, quindi potrebbe essere anche una situazione molto livellata per l'ultima gara. Mentre livellata è sicuramente anche la classifica costruttori che vede la Lotus Lamborghini con 204 punti davanti alla Ferrari che ne ha 198, quindi 6 lunghezze di ritardo, la Leyton House 197, la Benetton 167, la Footwork 157 e la McLaren 155. Diciamo che queste matematicamente sono tutte ancora in lotta per la vittoria del campionato. Poi troviamo la Williams settima a 128 punti e via via Tyrrell, Minardi, Jordan, Dallara e Eurobrun. Anche qui Lorenzo, grande, grande equilibrio. Eh sì, soprattutto per quanto riguarda i team, come hai detto tu, c'è un grande equilibrio, quindi sarà una lotta tutta da seguire. Sono in meno di 10 punti le prime 3 posizioni. Quindi mancano ancora 4 minuti alla. Mancano ancora. Dicevo, mancano ancora circa 4 minuti all'inizio della gara. Quindi possiamo andare ad analizzare il circuito che prevede 53 tornate con un giro che è di 5.859 metri. Dicevi Lorenzo, grande difficoltà comunque nel fare questo circuito, soprattutto con queste vetture. Penso specialmente proprio alla prima parte con tutte le S in sequenza, dove il bilanciamento della vettura sarà veramente fondamentale, no? Eh sì, io penso, per quando mi è capitato a me di correre a Suzuka e di preparare un setup, è sempre stata una pista dove devi adattare, devi decidere quanto vuoi rischiare la 130R, diciamo, equilibrando l'ala, quindi in base all'ala che si decide di avere in quella curva lì, ti va a condizionare tutto il resto del circuito, quindi bisogna fare una scelta equilibrata per cercare dove, per, se, diciamo, per sapere dove andare più veloce, in quale settore andare più veloce, perché se vai forte nell'ultimo non puoi andare altrettanto forte nel primo che ha bisogno di più ala sicuramente. Eh sì, quindi sicuramente è difficile il trovare
trovare il giusto setup della vettura. Per quanto riguarda la strategia, parlando un po' con i vari piloti, mi dicevano che varia molto a seconda della temperatura dell'asfalto, che in questo momento è di 23 gradi, perché dicevano che con temperature alte si era costretti ad utilizzare le medie proprio per il discorso delle S del primo settore, mentre con questi 23 gradi molto probabilmente si potrà andare su soft, che quindi fare due soste, mentre su medie se ne poteva fare una, però le medie con temperature basse molto probabilmente funzionano male. Dall'altro, cenno storico, vedo che la pole position del 1990 Senna aveva fatta in 1.36.996, quindi fra l'altro siamo andati anche molto vicini con l'1.37.228 di poli, quindi. Sì, anche un dato interessante questo. Mentre si discosta molto, diciamo, se l'abbiamo visto anche nelle gare precedenti, dai giri veloci in gara, molto probabilmente le macchine reali avevano molto più, ecco, il peso del carburante contava molto di più perché giravano molto più lenti rispetto, quasi 8 secondi sopra rispetto alla pole, podio reale. Poi bisogna vedere che condizioni c'erano nella pista, sono tanti fattori che vanno a influire, certo che sicuramente 8 secondi sono troppi di Sono differenza. tanti, mentre qui diciamo il passo dovrebbe essere sull'1,39, 1,40 più o meno ad inizio gara, a seconda poi della strategia che utilizzeranno. Mancano ormai 40 secondi, quindi ci apprestiamo a seguire la partenza del Gran Premio. Daniele Poli sicuramente ha una grande occasione, Lorenzo parte davanti. Sì, Daniele Poli che lo conosciamo, è velocissimo e questa volta non ha problema, tra virgolette, di Donato Porrega alle calcagna, quindi andiamo a vedere cosa andrà a concludere. Si stanno accendendo i semafori. Stanno per accendere i semafori. 1, 2, 3, 4, 5, al via il Gran Premio del Giappone 1990 che scatta in questo momento con Liguori che ha un ottimo scatto e va subito ad affiancare Daniele Poli. Attenzione anche a Otto che si infila. Andiamo a vedere la prima curva con Manlio Liguori che riesce a prendere la posizione. Daniele Poli con Otto Legnaro che si infila in seconda posizione, terzo Daniele Poli, poi Antonacci, Mechetti, Vigni, Giuttari che mantiene la sua settima posizione, filato tutto liscio Lorenzo, grande partenza di Liguori, grande scatto, un po' fermo Daniele, no? Sì, peccato per Daniele Poli che ha perso lo spunto, ora c'è da vedere in base alle strategie che hanno, chi ha la macchina più scarica, se lui può recuperare qualcosa. Ho visto solo un contatto nelle retrovie, presumo tra Neri e Basilico, che sono rimasti Basilico che infatti arretrati, sì. arretrati, non sembrano aver subito grossi danni. Ora Basilico riparte a 13 secondi dal leader che è Manlio Liguori. Tanto Mechè va a superare Antonacci che viene superato anche da Vigni. Sì, Attenzione, piccolo. Antonacci va sull'erba, vediamo se riesce a tenerla. Sì, perde tantissima posizione, addirittura scala in decima posizione, sorpassato anche da Giuttari, Giovannelli, Milano e Garosi. Sì, ha avuto un problema nell'uscita di curva Di curva 9, del tornante quello lì, lento, ha toccato un po' l'erba e lì ha perso le prime posizioni perché è uscito lentissimo e poi è stato attaccato anche nella curva dopo con un piccolo contatto, ha perso tantissimo. andiamo a guardare un attimo Giovannelli Milano che sono ai ferri corti alla chicane. Milano all'esterno riesce a fare un bellissimo sorpasso su Giovannelli. Ho visto Antonacci che forse ha tagliato la chicane. Comunque, gran bel sorpasso di Milano che ora si attacca a Giuttari. Attenzione, Milano che prova all'interno sul rettilineo. Arrivano alla staccata di curva 1 con Milano che in pochissime curve riesce a infilarne due. Ma Giuttari prova a resistere all'esterno. Attenzione, e Giuttari incredibilmente resiste e alle S va all'interno e si tiene una grandissima posizione. Lorenzo, grande manovra di Marco Giuttari. Grande manovra di Giuttari e altrettanto grande manovra di Milano che stava per affondare un secondo sorpasso in pochissime curve e secondo me lui è al fuoco, è bello carico Milano. Eh sì, bello carico, come sicuramente bello carico Giuttari che forse si è dimenticato di essere il leader del campionato e ha tenuto giù il piede. Fa
quando sinceramente pensavo potesse Milano aver concluso il sorpasso. Ho visto anche che davanti Poli e Legnaro si sono scambiati per un attimo la posizione, dando così 3 secondi di vantaggio a Liguria. Andiamo proprio su 8, che è tallonato da Daniele, che forse non vuol far scappare via Maglio, Lorenzo. Sicuramente se vuole cercare di stare, se sa che ne ha per stare attaccato a Liguori, deve liberarsi il più presto possibile di Legnaro, che non è un avversario così facile da cui liberarsi. Però conosciamo Legnaro e potrebbe avere la strategia con più carburante. Eh sì, perché vedremo poi dopo quei passaggi dei tempi quale sarà la strategia. Sicuramente sta mettendo tanta pressione il pilota della Ferrari al pilota della Leighton House. Andiamo a seguirli qui sul rettilineo, scoda un po' la Leighton House di 8, quindi si attacca Daniele. Attenzione Poli. Giuttari nell'erba in uscita dell'ultimo. Giuttari nell'erba, stiamo un attimo qui però con Poli, che però non riesce a sorpassare. Giuttari che è ritornato in pista in nona posizione, non so se non ha toccato barriere, non credo, Lorenzo, non so se hai visto. Non credo abbia avuto dei danni, però non so se c'è stato un contatto con un'altra vettura, perché l'ho visto solo nell'erba uscire dall'ultima curva molto lentamente, quindi è probabilmente un errore suo. Forse è andato lungo all'ultima chicane o magari un po' largo alla 130R. Però è lì, dai, 9 a 10 secondi dal leader, non ha perso molto. Tutto aperto, mentre Basilico purtroppo lo vedo a 1 minuto e 02, non so se ha sbagliato di nuovo, ma lo vedo andare lentamente, vediamo se rientra. Ha preso un drive-thru, si vede che è entrato troppo veloce ai box a riparare. Ora sta tornando di nuovo ai box. E c'è anche Neri che sta andando pianissimo all'entrata dei box. Quindi torniamo davanti con Otto, che ha sempre Daniele dietro attaccata ai suoi scarichi, con il distacco da Liguori che è salito a 4 secondi. Ora andremo a seguire il passaggio, anche se dietro c'è tanta bagarra, quindi stiamo un attimo, andrei diciamo direi sulla coppia Giovannelli-Antonacci, la vedo molto agguerrita. Antonacci che ha perso tante posizioni al via, partiva in quarta posizione. Intanto Liguori 1.38.9, Legnaro 1.39.6, 1.39.9 per Poli. Quindi Liguori sta girando mediamente quasi un secondo più forte, Lorenzo. Non so se per strategia o per... Questo se è per la strategia lo scopriremo più tardi. Fatto sta che al momento sta avendo un gran bel passo. Non so se Poli potrebbe averne di più, perché vedo che rimane dall'inizio praticamente a circa mezzo secondo da Legnaro, quindi potrebbe anche essere che ha un disturbo dalla vettura di Legnaro e non riesce a superarlo. Tanto Giovannelli si è attaccato alla vettura di Pasquale Milano in lotta per la sesta posizione, sono tutti molto vicini, molto agguerriti e molto ingarellati. Andiamo a vedere ora l'arrivo al tornante con anche Antonacci che si attacca, vediamo se qui sembrerebbe distante per provarci. Infatti vanno tutti e tre in salita verso le spun curve. Grande lotta qui, Lorenzo, tutti racchiusi in 4 secondi dal quinto al decimo. Grande lotta, sì, e stavo dicendo che è uno spettacolo vedere queste vetture su questa Suzuka tutte affilate. E ora veramente andiamo a seguirli qua, tra l'altro tanto... anche Vigni lì davanti. Dice Vigni che li si vede un po'... Oddio, adesso Milano si è... No, scusami, Vigni si è avvicinato. Antonacci, attenzione, va largo, riesce a riprenderla alla 130R, ma viene infilato da Giuttari. Grande rischio qui di Antonacci, scusa Lorenzo. No, scusa, niente, stavo sbagliando, pensavo fosse Mechetti davanti a Vini, invece Neri, doppiato. Attenzione a Garosi su Antonacci, che è molto vicino, vediamo se ci proverà. Intanto andiamo là davanti con Giovannelli e Milano, con Giovannelli che all'esterno, mamma mia, riesce a concludere il sorpasso, gran bel sorpasso di giusto Giovannelli, che è reduce da una gran bella gara anche a Monza e sta facendo un'altra, Lorenzo. Gran bella inizio gara anche di oggi. Sì, grandissimo sorpasso, sappiamo che quella... Attenzione Mechetti, attenzione, okay. Riescono a schivarlo praticamente tutti,
Qui grande rischio un po' per tutti. Attenzione a Cantonacci, prova ad andare dentro e rischiano veramente il contatto. Ma Cantonacci prova ancora su Mechetti, forse c'è il contatto, e Mechetti che tocca le barriere. Non so se Antonacci lo ha toccato da dietro, ma abbiamo visto Mechetti che è rientrato dalla curva, dalla Dunlop curve, praticamente era nell'erba, è rientrato praticamente a 100 piste, tutti sono riusciti ad evitarlo quasi miracolosamente, Lorenzo. Direi miracolosamente proprio. E così facendo si apre un'ulteriore posizione lì in mezzo e li vedo ancora più agguerriti, perché ora c'è il podio a portata. Tra l'altro c'è il Neri davanti che è doppiato qui a Giovannelli, quindi attenzione anche al doppiaggio. Sì, il podio è vicino, anche se hanno perso un po' di tempo con questa bagarre, ma ora ci prova secondo me. Risposta Neri giustamente per farli passare, sono tutti lì in Milano. Attenzione, insomma, però un po' di difficoltà per Milano di eseguire questo doppiaggio. Dietro abbiamo Giuttari che comunque con tutte queste, attenzione del roraccio di Giovannelli che va a largo in curva 1 e viene infilato da Milano e da Giuttari. Stavo dicendo che Giuttari si è ritrovato nella solita posizione di partenza, ora in realtà ne ha guadagnate una, è sesto. Piccolo errore di Giovannelli, mi è scappato il roraccio, in realtà è stato un piccolo errore, dato largo in curva 1 e ha perso due posizioni. Dopo Lorenzo qui basta sbagliare veramente un niente. Tanto andiamo su 8 poli, che sono molto vicini, con Poli sì, che prova l'incrocio. Attenzione in accelerazione, 8 lì si rimette davanti, ma non è finita perché si arriva alle spun curve con Poli che vediamo se proverà ad uscire. Qui è molto difficile provare il sorpasso, a questo punto penso dovrà cercare di farlo nell'ultima chicane. Tra l'altro davanti c'è anche Basilico che però sicuramente si sposterà. Attenzione, arrivano alla 130R con Poli negli scarichi di Legnaro. Qui stare in scia non è neanche facile, si arriva alla chicane con Legnaro che chiude bene la traiettoria stando al centro pista. Grande esperienza qui di Otto, Lorenzo. Sì, si vede da un miglio, grande esperienza, per nulla sente la pressione di Daniele Poli, fa le sue traiettorie in maniera pulita e grande gestione per il momento per Otto Legnaro. Si vede che Daniele molto probabilmente di passo ne ha di più, perché proprio nelle curve riesce ad essere più incisivo, ma però Legnaro gli sta veramente rendendo la vita difficile. Non so se mi sbaglio, ma mi sembra che Otto Legnaro abbia un'ala leggermente più scarica che non permette a Daniele Poli di approfittarne con la scia, perché prima era veramente tanto vicino e non è riuscito a provare il sorpasso nella prima curva. Eh sì, rimane comunque lì molto vicino, ormai da inizio gara che sta sotto il mezzo secondo di ritardo, ma non riesce a mettere il muso della sua Ferrari davanti. Con Giuttari che è salito in quinta posizione, Milano lo vedo in nona, non so che è successo, ma ci sia stato un errore di Milano se non sbaglio, perché è sceso in nona posizione. Attenzione a Vigni, attenzione Vigni è fermo all'uscita di curva 9, lo sorpassa Giuttari, arriva anche Giovannelli e Saverio Antonacci. Attenzione qui perché la lotta si fa calda, c'è anche Garosi e Milano, tutti racchiusi in due secondi. Tanti piccoli errori, Lorenzo, che permettono tante lotte. Quindi sì, non c'è modo di stare fermi su una battaglia che già ce n'è un'altra. Volevo fare un resoconto dei tempi sul giro, ma possono tranquillamente aspettare, perché qui questo quartetto promette grande bagarre, con Giuttari tra l'altro che è salito in tutto questo zitto zitto in quarta posizione, e per la sua classifica è sicuramente un'ottima cosa. Attenzione ora Giovannelli, vediamo se qualcuno prova qui all'ultima chicane. No, Antonacci è molto vicino a Giovannelli. Attenzione qui, vediamo se la velocità della sua footwork, anche se va un po' largo, vediamo se la velocità della sua footwork potrà riuscire ad uscire dalla scia di Giovannelli. Arrivano in fondo a curva 1 con Antonacci che si fa leggermente vedere, ma non riesce a mettere il suo alettone davanti. Direi di rimanere qui, Lorenzo, perché la lotta è... Sì, sono ancora tutti belli che affilati dalla quarta posizione alla... Attenzione, Giuttari, un errore.
Altro piccolo errore di Giuttari e riparte in nona posizione. Anche stavolta penso non abbia toccato le barriere, però errore che lo relega in nona posizione con Mechetti che gli è alle spalle. Sì, Giuttari se vuole limitare i danni a questo punto deve mettersi in testa che deve portarla a casa e fare il meno errori possibili perché così rischia di compromettere il campionato. Eh sì, siamo abituati a vederlo sbagliare veramente poco e niente in Poco, sì. questo inizio gara, in questi primi 8 giri. In realtà un po' troppi errorini, forse sta cercando di spingere perché vede i poli là davanti, però la gara è lunga, quindi dovrebbe, come si dice, resettare, no, Lorenzo, e ripartire. Sì, scusami, dovrebbe resettare come hai detto tu, non deve pensare che si vede che ne ha per andare un po' più forte Ma qui c'è battaglia. rispetto al Schifetti. Attenzione, sì, di nuovo Eh Legnaro sì, Poli. nuovo Legnaro Poli, e anche dietro c'è Giovannelli che è seguito come un'ombra da Antonacci con Milano in settima posizione, Carosi in ottava e Giuttari in nona, tutti racchiusi veramente in pochissimo. Antonacci sembra averne di più di Giovanelli, ma non riesce a trovare lo spazio, così come Poli là davanti sembra avere qualcosa in più di 8. Intanto il distacco da Liguori è salito a quasi 10 secondi, quindi sicuramente Daniele sta perdendo tempo per 8, invece se la gara è su una sosta sta facendo il suo, insomma. A questo punto non so se Poli magari ha la stessa strategia di Legnaro perché non mi sembra di averne così tanto di più che poteva tenere, riuscire a tenere il passo di Liguori che comunque ha dato 10 secondi in 9 giri quindi ha un gran Eh passo sì, sta Omaglio. andando veramente forte, ora non ho sotto mano i migliori tempi. Ha fatto nel giro precedente 38,7 il best di 37,9. E equivale a dire Un un secondo meglio di secondo, Legnaro, sì, sì. un secondo è tanto, però sta spingendo, guarda come esce di traverso dall'ultima chicane. Eh sì, 38-0 questo passaggio per Liguori con Poli che ora è molto più vicino. Attenzione, vediamo se riuscirà a sfruttare la scia. Legnaro cerca di spostarsi per non dare la scia a Daniele. Vediamo se esce all'interno. Non ci prova, è veramente difficile qui in curva 1 riuscire ad andare all'interno perché si rischia veramente il contatto. Insomma, bisogna essere veramente sicuri, Lorenzo, di poter riuscire. Sì, io stavo guardando l'onboard e comunque si avvicina veramente poco con la scia, quindi non so se come ho detto io, non mi ricordo che tipo in Germania, Hockenheim, si sentiva molto di più la scia, quindi che non sia veramente la differenza di ala, tanta. Eh sì, un punto dove potrebbe provare sarebbe qui al tornante, vediamo se fa vedere, prova a innervosire il pilota della Leighton House che naturalmente ne ha di esperienza per non farsi innervosire da Daniele. Sta facendo le sue traiettorie, 8, sta difendendo benissimo la sua seconda posizione. E che poi se 8 ha un'ala più scarica, comunque sia dalla guida non si vede per nulla guidare in maniera nervosa, diciamo, guida pulitissimo. Sta guidando molto pulito, sta praticamente costantemente girando sui tempi di 1.38.7, 1.38.8, che se togliamo Liguori sono gran bei tempi, perché poi da Vigny in giù girano sul 39.3, 39.4, quindi diciamo che attualmente è Liguori che fa la differenza anche in questo giro 38.4, sicuramente il pilota più veloce di gran lunga. Anche se questo giro Legnaro per la prima volta riesce ad avvicinarsi 1.38.5, 1.38.9 di Ah, errore di Vigny. Vigny, sì, c'è un errore di Vigny che vediamo se riesce a rientrare in pista. Lo vedo ancora sull'erba. Si sì. Sì, ferma, non so se è un ferma. ritiro. Eh sì, è un ritiro per Simone Vigny o comunque tornata Peccato. ai box. Peccato veramente con Giovanelli che a questo punto sale in quarta posizione, seguito come un'ombra da Saverio Antonacci. Poi abbiamo Milano, Giuttari e Garosi. Ah no, era Basilico, pensavo fosse Poli. Il Basilico che è dodicesimo con nessun All'esterno. altro all'esterno su Milano, che fra l'altro Basilico è doppiato, quindi Milano si sta
dovrà doppiare ora. Basilico si sposta giustamente. Dicevo, quindi Giovanelli è salito in quarta posizione, seguito da Antonacci. Si sono un po' sgranati con Milano e Giuttari, che hanno perso terreno per gli errori commessi. Con Giuttari per ora si è rimesso lì vicinissimo a Milano. Attenzione, errore di Milano. Oh, botto, attenzione. Entra la safety car. Safety car in pista. Botto fra Milano e Giuseppe Basilico. Tra l'altro, cioè, Milano ha fatto veramente tutto da solo e poi Basilico lo ha centrato incolpevolmente, con la gara che a questo punto al dodicesimo giro verrà neutralizzata, con Liguori che si vede diminuire il suo vantaggio di 12 secondi, con Legnaro in seconda posizione, Poli in terza, Antonacci che nel frattempo aveva sorpassato Giovanelli. Antonacci, fra l'altro, che va ai box, quindi gioca la carta della safety car, così come giusto Giovanelli, anche Giovanni Michetti. Quindi attenzione alla strategia, siamo al dodicesimo giro e abbiamo i primi free stop con... E anche Milano, i box. Quindi abbiamo Antonacci. Sì, safety car che sta aspettando l'arrivo del primo. Anche Milano ai box, quindi tutti ai box al dodicesimo passaggio, buttando la safety car. Liguori che ancora è un po' lontano dal traguardo, si trova alle spun curve, sì. Le spun curve, sì. Quindi non mancherà molto. E quindi gara che vediamo ora se Liguori poi deciderà di rientrare ai box, magari se era molto scarico di benzina potrebbe approfittarne per andare a fare il suo pit. Andiamo a seguirlo, siamo alla 130R in questo momento. Tanto la safety car può già uscire dai box, naturalmente. Liguori che però prosegue, così come prosegue Legnaro. No, Legnaro va ai box, quindi Legnaro e anche Poli. Attenzione, Legnaro, Poli ai box, anche loro due al tredicesimo passaggio. Quindi anche giù, vediamo se Giuttari proseguirà oppure anche lui deciderà di fare la sua sosta. Anche Giuttari ai box, quindi tutti stanno approfittando della safety car che naturalmente ora è in pista e con il leader Liguori che si è già accodato. Sì, Liguori che non ha non si è fermato, quindi molto probabilmente aveva anche benzina, perché sì, quindi nonostante può andare ancora il suo molto passo. Quindi Liguori non si è fermato, così come Garosi che è in seconda posizione, mentre poi Legnaro, Poli, Giuttari, Antonacci, Giovanelli, Michetti e Milano, che sono dalla terza alla nona posizione, hanno fatto il suo pit stop. Botteghi purtroppo me lo segna come anche lui ritirato, così come Vigni. Quindi abbiamo poi Neri e Basilico, e ora si sdoppieranno. Neri naturalmente ora si sdoppierà dalla safety car. E Stefano Neri che passa in questo momento per andare a finire il giro di e riaccodarsi. Questa è un'ottima occasione per i doppiati. Eh sì, anche Giuseppe Basilico poi naturalmente si sdoppierà dalla safety car prima della ripartenza, e ancora ci vorrà qualche giro forse di safety car con Liguori, con Garosi che zitto zitto in seconda posizione e sta facendo una gara costante senza errori e si trova lì. Non ha fatto il pit stop, però insomma vuol dire che di benzina ne aveva.
vedremo ora solamente se a gomme nuove Legnaro Poli ne approfitteranno lì dietro, con Giuttari che si è messo lì attaccato a Poli in quinta posizione, quindi sarà sicuramente interessante la ripartenza dopo la safety car. Siamo a 13 giri di 53, quindi ancora neanche a un terzo di gara. Saranno sicuramente due soste per quelli che si sono fermati, se non tre addirittura, Lorenzo. Sì, questo andiamo a vedere, perché può essere anche che ci sarà un cambio di gomma, questo non possiamo saperlo, anche se nelle gare precedenti hanno tutti preferito più o meno la soft. Intanto Garosi ai box, scelta strana, ha aspettato due giri per andare ai box. Questa è una scelta un po' strana, direi. Poteva farlo sicuramente il giro precedente perdendo meno posizioni. Andiamo a vedere. Probabilmente ci ha ripensato. Però sì, come hai detto tu,